La nuova puntata di Uomini e Donne ha visto una Tina Cipollari scatenata. L'opinionista è ormai sempre più protagonista al Trono Over e non solo per le sue liti con Gemma Galgani. L'opinionista si è scagliata oggi anche contro Angela Di Iorio, che potrebbe presto prendere il posto di Gemma come sua nemica. Quello di Tina è stato un vero e proprio show. Dopo la rissa con Gemma, l'opinionista era pronta a scagliarsi anche contro Angela. Tina ha infatti lasciato la sua postazione, recandosi con fare minaccioso verso la dama. Vergognati! Ha urlato la Cipollari, accusando Angela di essere interessato soltanto al denaro e alla posizione economica dei suoi corteggiatori. Tra le due ormai non tira buon sangue e di certo nelle prossime puntate la situazione non migliorerà. Nuovi scontri stanno per arrivare. Luisa e Sebastiano, lite con Doccia. È caos nello studio di Uomini e Donne. La puntata del Trono Over in onda oggi vede al centro dello studio un terzetto già noto, Alessio, Luisa e Barbara De Santi. Il cavaliere continua a frequentare entrambe le dame e si dice interessato a entrambe, ma anche Luisa sta conoscendo al contempo Andrea. Si viene a scoprire che Luisa e Alessio si sono baciati, dopo che la dama ha trascorso un weekend con Andrea che ha appunto baciato. Questo scatena le frecciatine di Sebastiano, che interviene: dicevi a me che baciavo tutte, ora vedo che la situazione si è capovolta, visto che sei tu a baciare tutti. Affermazione che fa scaldare gli animi in studio, le accuse di Sebastiano portano Luisa a lasciare lo studio. Ma una battuta troppo forte del cavaliere la porta a rientrare con tra le mani il bicchiere d'acqua che stava bevendo per calmarsi. È proprio quest'acqua che poi finisce in faccia a Sebastiano. Tina contro Gemma, è polemica? Il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne sperava in un'edizione rinnovata, in personaggi e contenuti, e se per quanto riguarda i personaggi, in buona parte, il pubblico è stato accontentato, per i contenuti non proprio. A sollevare le maggiori critiche dei telespettatori del Trono Over, così come accaduto anche nella precedente edizione, è il comportamento di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. Al centro dell'attenzione sono tornate le liti, che spesso finiscono in rissa, delle due dame. Uno spettacolo non solo visto e rivisto secondo il pubblico, ma anche deprecabile. Scene di violenza alle quali i telespettatori di Uomini e Donne non vorrebbero più assistere. Ecco perché, dal web, arrivano fiumi di critiche per le scene di violenza, che non riguardano soltanto Tina Cipollari e Gemma Galgani. Critiche e un appello alla redazione. Se Tina Cipollari è la provocatrice di continue liti con Gemma Galgani, anche altri protagonisti del Trono Over si sono resi protagonisti di scene di violenza. Basti pensare allo schiaffo dato da Caterina Sebastiano in una delle ultime puntate del Trono Over andate in onda. È per questo che, dal web, arrivano critiche e richieste vere e proprie per la redazione di Uomini e Donne. Come questo telespettatore che scrive, ogni anno la stessa storia, anzi, peggiore di quello precedente. Possibile che dobbiamo assistere in TV a scene di vero e proprio bullismo da parte della signora Cipollari? E tutto, poi, autorizzato da voi? Non è affatto bello, e c'è anche chi aggiunge scene come queste non dovrebbero andare in onda, questo fino a qualche anno fa era un programma dedicato all'amore, ora invece. La redazione prenderà provvedimenti?
Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.